160.000 euro e stanno qua. La busta sta qua. Il campione sta là, dietro di lui Samir e Andrea. Lo schema è quello di tante sere insieme. Come ieri sera, 160.000, uguale. Uguale. Non sarà la stessa parola, immagino. Pensa che colpo di scena. Non credo ci rimarrebbero bene né a casa né fuori. Non credo. Allora, la quindicesima ghigliottina per il nostro fantastico Riccardo. Pronti. Quando mi dici tu, io vado. Anche voi a casa, se volete giocare, lo sapete. Ci fate un grandissimo regalo. Vado. Quindicesima ghigliottina per il nostro campione. 29 serate insieme, ci riprova. E ci riprova cominciando a scegliere fra incontrare, imparare. Sai, all'inizio proviamo a incontrare. Ghigliottina. Non ti avvilire. No. Ripartiamo. Uno. Mille. Mille. Ghigliottina. Bravo Riccardo. Libro. Largo. Te lo sai, mi piace il libro. Ghigliottina. Idea. Giudizio. Lo dicevo sempre ai miei figli. Giudizio, giudizio. Ghigliottina. Piano, piano. L'ultima. Salvo. Fuori pericolo. Fuori pericolo. Ghigliottina. Giocherai con imparare, mille, libro, giudizio, salvo. Un minuto da adesso, Riccardo. Buona fortuna, dai! Per voi a casa si può ancora naturalmente giocare, fate naturalmente come volete, ci mancherebbe altro. Il campione invece a quel suono deve consegnare, come il tema in classe. Grazie, fai tu, facciamo insieme. Grazie. Olè, eccoci qua. Il nostro Riccardo consegna. Voi, ripeto, potete anche arrivare in questo momento e quindi buonasera, ben arrivate, ben arrivati a casa. E potete lanciarvi nella mischia con la ghigliottina di questa sera. Imparare, mille, libro, giudizio, salvo. Questo è lo schema, queste le parole, questa è la ragnatela, il mosaico, chiamatelo come pare, il puzzle, fate come volete, ma manca quella lì, quella che dà senso a tutto e che stasera ha un senso da 40.000 euro. Io apro la busta, questa è la nostra, se è uguale alla tua e viceversa. Che ridi? Oh, però no, non rido. Stasera ride. Sorrido. Stasera sorride. Di solito faceva... No, ma...
ne ho fatti 14 di quello che ho scritto lì, no? E allora dico, magari stasera la parola è quella. Perché poi l'ho scritta quasi subito perché mi è venuta di getto, quindi speriamo, speriamo. Io ho scritto errori, ne ho fatti finora 14. Ah, tu ti riferivi, certo. Certo. Errori, però, tentativi. Tentativi, va bene, comunque salvo errori, degli errori di giudizio, il libro degli errori famosissimo, imparare a non fare errori e mille errori che saranno. No. Mille come al casino, ce lo lasci de mancia così, sì. Mille dietro, lo tieni. E senti come uno dice, salvo errori. La spedizione dei mille errori, che è Garibaldi, che è sti mille errori? Ci ho pensato alla spedizione dei mille, però spedizione... No, dico così, buttato là, mille errori. Sì, mille errori. E perché non 100? E quanti se no? Un fiorino. Uno, mille e 100.000. È vero, uno, nessuno, 100.000, era apparso uno o mille. Anzitutto una cosa, vediamo se veramente, perché... Voi vi fidate fino in fondo di questo prestigiatore delle parole, del talento. Ho fatto degli errori di scrittura, errori. Ah, la fa come la nostra, però artigianale. A vedersi porta fortuna. Che ne... non lo so. Uno ce le prova tutte. Ma la cosa incredibile è che quando... giocano gli altri concorrenti, perché non faccio tutte le ghigliottine, le prendo tutte le ghigliottine. Quelle degli altri? Quelle degli altri, e le mie no. E allora com'è sta cosa? Non hai creato già una società, tipo? No, ma la cosa è che non sono emozionato, oramai sarebbe assurdo, però proprio non c'è sta niente a fare, come dire. No, dovremmo creare così una modifica del regolamento, farti venire la ghigliottina quando è campionessa o campione qualcun altro, giochi quella, poi appunto create una società, dividete la vincita, ecco. Ma sotto sento dei no, questi mille errori mi preoccupano. No, sai, non vorrei quelle cose, sai quei giochi di parole, mille e un errore? Ah. L'errore in un libro, che ne so. Sì. Un errore di giudizio. Sì. Tu dici salvo errori e omissioni, che è scritto, ad esempio tu lavori col vino, sulle fatture non c'è mai scritto salvo errori ed omissioni. Ed omissioni. Errori di giudizio potrebbe anche, non sto dicendo che è, sto dicendo errori perché c'è quel mille che è tremendo. Errori di giudizio, che per 14 volte la ghigliottina, appunto, ci sono stati da parte tua delle valutazioni, dei giudizi errati, ti hanno portato a scrivere un'altra parola. E va bene, dice anche il libro degli errori di Gianni Rodari, uno dei suoi capolavori, filastrocche, racconti brevi. Imparare volendo, è vero, imparare dagli errori, dai propri errori, più che da quelli degli altri, dai nostri. Certo. E poi mettere a frutto magari anche una dolorosa esperienza, ma mille... Non sarà mica errore per caso, mille è un errore. Mille è un errore. Mi serve il Riccardo DJ qui stasera, come a Radio Cortona, libera quello che è, di Francesco Renga, successo del 2022. Signore e signori, mille errori! No!